Grande capitano! Com'è, Ciro? Bene, tu, capitano, adesso sono calati vertiginosamente i follower, Fabio, Mamma mia, e prima ma erano 4.000, 4.000, ma per colpa Come detto Ciro tua. Ferrara, sono andati via tutti, ma com'è? Vabbè, Fabio, però adesso aspetta un attimo Non è perché... vero, Ciro, lo sai la stima che ho per te. Paola mi ha No, no, fatto lo so, lo vedere. so. Paola mi ha Aspetta. fatto vedere. Che ti ha fatto vedere? Mi ha mandato un video l'altro giorno di quando mettevi le maglie in casa. Di quando mettevo le maglie in casa, di quando ci sono rubate le maglie. No, no, quelle là che tu hai messo l'altro giorno attaccate al muro. Ah, sì. Ah, sì, è vero che c'è la foto della tua maglia con Bravo, tutte bravo. le... No, Fabio. È bella bambina, Ciro, mamma mia. Dagli una Salute. carezzata. Salutala, salutala. Dagli una Come carezzata. stai? Come stai, Fabio? Ciro, io ho finito la quarantena. Ah, bene. Sì. Quindi adesso Quindi potete uscire. domani mattina, cioè domani io già mi vengono a portare un certificato Ah. che devo portare con me, posso uscire. Ma non vi state, ovviamente, non ancora è ripresa l'attività, non è ripresa. Allora l'abbiamo ripresa due volte e Lo l'abbiamo so, interrotta due volte. è chiaro. È un macello, e adesso il problema è che quasi tutti abbiamo fatto la quarantena. L'unico problema è che i brasiliani sono ancora in Brasile. E Ah. mi sa che oggi il governo cinese, una cosa che leggevo prima, ha chiuso tutte le entrate degli stranieri. Infatti adesso Daniela, mia moglie, è show fumo di Non neve. può, figurati, non può. Io pure non posso andare a trovare Paolo a New York perché è tutto fermo. Sì. Ma d'altronde non sarei neanche andato in questo momento, ovviamente. Però non è possibile. Bel No, macello. Ehi, però è. Gabriele Parpiglione! Barpiglia, cosa volevo? Oggi come lo seguiamo, Gabriele? Grazie per l'informazione che ci dai, Gabriele. Anzi, grazie a Paolo dell'informazione che ti ha dato, Gabriele. Però noi comunque iniziamo lunedì, Ciro. Ah, bene, dai. Iniziamo lunedì con i ragazzi, con i cinesi che stanno qua, però poi non sappiamo Ma la coppa quando c'è? no, Ciro, quello adesso ancora non si sa niente. La coppa l'hanno rimandata perché comunque tra anche Giappone e Corea hanno tanti casi e quindi zero, zero. Dobbiamo aspettare almeno un'altra 15 giorni e poi ci diranno quando possiamo giocare. Ma state nel centro sportivo adesso? No, adesso io sto a casa mia. Ah, ok. Ognuno è stato a casa sua e cucinavo, mi ha fatto malorite, ho Ah, stirato, ho lavato a terra. voilà. Io ho passato l'aspirapolvere, ho lavato a terra, Bravo, c'ho le bravo, bravo. mani tutte screvolate. Ma non posso manco sudare, mannaggia miseria. Vorrei tanto, sto Dai, Ciro, imparando, sto imparando. sì? Faccio un pezzo, Ciro. Allora, ragazzi, dovete sapere che firma tenacchio. Allora, dovete sapere che io e Ciro abbiamo quasi sempre fatto un weekend insieme a Capri, una vacanza insieme. E dovunque andavamo, Si cantava. appena c'era un po' di musica, Ciro subito si avvicinava perché. Ciro, giustamente, perché poi la gente, vabbè, due napoletani sicuramente sanno cantare. E invece io gli ho sempre detto che uno sa cantare, E infatti. tu sai suonare, allora sai E suonare. non sa ci suonare. E quindi mi sono sempre trovato su sto palco a fianco a Ciro. Tu Ciro, muovi ma solo la bocca, Fabio, non ti preoccupare. ci vuoi far sapere cosa stai imparando? Fammi capire. No, adesso sto incominciando a imparare la ritmica della chitarra, gli accordi, le sedicesime, i quarti, gli ottavi. Mamma, che sta la Magari Champions Champions League? League. Oddio mio, ma Mamma mia, Parpiglione ancora sta. c'è, Parpiglione? Dai, grande, ci Mannaggia credo, miseria. Parpiglia, se non guarda la nostra diretta, chi guarda, dai. Fabio.
Fabio, veramente, oh, senza sapere cantare sono arrivato quarto ad Amici. Ma pensa a te, cacchio. Ma dai, dai, Oh, dai, comunque. il prossimo che mando ad Amici è mio fratello Paolo. Appena c'ho un po' di tempo, appena Paolo è ci. bravo. Paolo ce l'ha, ce l'ha. Paolo c'ha proprio il neomelodico, capisce, fuori proprio. Grandissimo, Ottengo, grandissimo. voglio un Ma ottengo, ottengo. mettiamo su un bel gruppo, mettiamo su. Bravo, bravo. Bene, bene, E dai. Ceruzzo, come passi la giornata a parte questo? No, Cioè. niente, faccio un po' di lezioni di musica, un po' di lavoro qui a casa sul tappetino, faccio un po' di pettorali, un po' di glutei, un po' di dorsali. Su Però, Acisis. No, ma hai capito che hai smesso di giocare? mamma mia, mamma mia. È durissima, però siamo qui a casa, lontani da tutto, lontano da, insomma, dai vari figli, però, Cioè. insomma, dai, Vabbè, ma va bene così. Benny come sta? Quando Bene, partorisce sta Benny? bene. Domani è il suo Salutami. compleanno. Domani è il compleanno di Ciao, Benny, Benedetto. auguri. Domani Mamma mia. fa 30 anni. Ma quando E partorisce? quindi partorisce a maggio. Ah. Nonno Non ci Ciro. siamo, Nonno Ciro. mamma, nonno Sta a posto, Ciro. nonno Ciro. Oh, pensavo, guarda, ci chiama Ciro, nonno Ciro. Chiama. Nonno Ciro, no, no, no. O io Ciro, non mi mi ha da mai chiedono chiamato perché c'è il tapiro dietro? Quando l'hai pigliato, tapiro? nonno. E non ci vediamo due, Davide. Vai Quasi. tranquillo, tu? Io uno. Allora, uno è come ero calciatore ancora, perdemmo una partita di Champions, secondo me, e nessuno si fermava dei miei compagni, mi sono fermato io. Un altro l'ho beccato quando era allenatore. Vabbè, non andò Vabbè, benissimo. Forse lasciamo. perdemmo con il Milan, però mi sono presentato e l'ho preso. Uno l'ho Bravo. lasciato nell'altra casa. Va via quando non ha nessuno. Esatto. No, no, vabbè, comunque, dai. No, Comunque, io. supereremo anche questo. Ad passare nottata, Fabio, camma fa. Bravo, Ciro, bravo. Io comunque ti ringraziamo anche a nome di tutti i campioni del mondo per la tua donazione. Grazie, grazie a voi, grazie per l'idea, insomma, che avete avuto, e tu te ne Sì. sei fatto immediatamente promotore, quindi questa è una cosa importante. Sai quanto sia importante essere e condividere, insomma, alcuni momenti così difficili ed essere vicino a chi, insomma, in questo momento Bravo. davvero ne ha bisogno. Lo sappiamo benissimo perché insieme anche a tuo fratello abbiamo la Fondazione Cannavaro Ferrara che si occupa di ragazzi di Napoli, dei giovani napoletani e che Bravo. tante cose abbiamo fatto e quindi la Fondazione Cannavaro Ferrara porta avanti i suoi progetti, però in questo momento c'è un'emergenza Nazionale. a livello mondiale, quindi avete fatto una cosa bellissima e quindi ho aderito Bravo, ovviamente subito e insomma, bravi, bravo. Bravo, bravi, bravi Ciruzzo. davvero. Possiamo Grazie, grazie. trasmettere dei messaggi importanti, importantissimi, e quindi dobbiamo farlo, dobbiamo farle e stare vicino a queste persone fantastiche che si stanno facendo in quattro, si stanno facendo veramente un culo quadrato per salvare delle vite umane per curare tantissime persone, quindi complimenti ai medici, agli infermieri, a tutti i sanitari, a tutti coloro che stanno veramente facendo un grande lavoro. Grande, Bravi, grandissimo. bravi. Ricordatevi una cosa, che più è difficile la partita e più lo sarà bellissimo il successo. Questo ti è Mannaggia. piaciuto, Fabio? Ciro, non è male, non è bravo, non vi sta piacendo, bravo, Più bravo. difficile la partita e più sarà bello gioire tutti quanti insieme. Vai! Vai. Vabbè, Ciro, quindi non ci può fare niente, una No, domanda, un Fabietto, pezzo, no, ma no, ci può fare non una. so, non so ancora una canzone, Fammi un però ti. pezzo femmina, femmina. No, vabbè, te la faccio così a cappella, come si dice, a cappella, senza chitarra. Fammi un pezzo, fammi. Si è visto fatta nata. Mamma, mi fa fritto in gola, mamma, mi dicevo. Quello che fatta a me, stomma d'avesse acceso, e voi sapevo che tengo passa terra, femmina come te, non c'è una Ma stabnomma, onesto come femmina, insieme a me. Tu si la nama la femmina femmina che
il suo che fate gnara, lacrime infame. Femmana, si tu peggi una vipera, mendus cade l'anima. È un fenomeno ormai. Non posso più campare. Vai, Bambietto! Vai, capitano! Adesso il bello, sai qual è? Che prima lo sentivi, ma è proprio tua, cioè proprio per la canzone. Perché ricordati una cosa, cioè, cantiamo le canzoni, le strofe, i ritornelli soprattutto, però mai, cioè, almeno a me non capitava di entrare nel testo delle canzoni. E quando entri nel testo delle canzoni e le fai tue, riesci anche a trasmettere qualche cosa. E Mala Femmina è una canzone che ogni qualvolta io la canto mi fa venire i brividi. E No. ancora di più adesso che comunque sono entrato decisamente nel testo. E poi d'altronde mi ha portato in finale ad Amici. E Perciò. quindi no, ma E poi. Giacomo Gigi, secondo me devi fare il duetto con Gigi D'Alessio. Grande Gigi, Ma Gigi non c'è grande. mai in questi giorni, perché stai sì, pronto, sì, pronto. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Fabio cammina che sembra un uomo con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il Fenomeno. cuore pieno di paura. Fabio, non aver paura di tirare un calcio di rigore. Ma tu ci lo sai che io ero il sesto, no, al mondiale, tu ti ricordi, no? Io ero il settimo, Fabio. Io ero il sesto, perché io non posso mai Meno male. dimenticare che noi stavamo lì e Iaquinta mi viene vicino, ma se dopo chi va? Ma gli va, io. Ma chi va? Ma gli va. Agli va, si Comunque scende. tu eri il sesto e io ero il settimo, anche se non eri in lista. Io ero il sesto e tu il settimo, quindi una favola. Bene, Ciro, ti devo lasciare perché c'ho appuntamento con Jenny. Ormai è un appuntamento. Jenny, grande Jenny, Salvatore, vieni con salutamelo. Salva. No, Jenny, no, lascio sta Salva. No. Salvatore, un abbraccio, Ciao Ciro, grazie grazie ancora. Fabio, Ciao, ciao a saluto a tutti. tutti.